L'iter è stato abbastanza turbolento negli ultimi 20 anni, non in questi ultimi anni. Tra l'altro, purtroppo l'esperienza e la pandemia del Covid ha determinato non poche criticità nella conduzione e nei lavori di realizzazione del progetto esecutivo. Comunque, il fatto è che in questo momento cercando di recuperare il progetto esecutivo, il Comune ha già provveduto ad ottenere i fondi dalla Cassa Depositi e Prestiti per redigere il progetto, un progetto del quale discuteremo proprio adesso alle 3:30, alle 15:30, con il nostro assessore Falcone. L'assessore Falcone sarà qui in provincia e avremo modo di poter verificare intanto l'esistenza e la permanenza dei fondi per il porto e per le opere primarie culturali e verificare anche la possibilità di utilizzare i fondi del Nazionale di Resilienza e di Ripresa perché in relazione proprio a questi fondi c'è molto da poter intercettare. Dice che il porto di Marsala deve diventare un porto hub e deve diventare al più presto un porto hub perché dal porto di Marsala poi derivano tutti i vantaggi per l'economia e anche, dicevo, non solo per l'economia marsalese, ma per l'economia siciliana perché ha un ruolo importantissimo all'interno del Mediterraneo. Quindi stiamo cercando di essere operativi al massimo. D'altra parte, il gruppo Noi Marsalesi ha costituito un osservatorio insieme ai consiglieri Walter Alagna e Coppola proprio sul porto per cercare di monitorare ormai giornalmente le attività sia da della regione, sia da parte parlo dell'assessorato ovviamente, sia e quindi anche da parte mia, c'è questa particolare attenzione sulle attività di finanziamento da parte dell'assessorato, così anche le attività da parte del comune sul progetto che dovrà essere avviato e diventare esecutivo. Perché, ripeto, c'era un progetto esecutivo, è vero che c'era un progetto esecutivo, però è pur vero che chi ha il progetto vuole essere pagato e da parte della pubblica amministrazione non è possibile andare ad una trattativa privata, deve essere fatto quando ci sono le garanzie dovute all'anticorruzione e quindi non è possibile andare a contrattare direttamente con un privato, è necessario che sia fatto tutto nei termini e nell'alveo della legalità. La tempistica c'è perché dati un tempo massimo del 31 dicembre. Questo ce lo siamo dati sia come osservatorio marsalese sul porto di Marsala, sia come sollecitazione input all'assessorato, come anche una sollecitazione al comune di Marsala, agli uffici tecnici con i quali siamo in stretta collaborazione giornalmente.